Bentornati! Oggi, con il drone virtuale di Paolo Dal Prato, voleremo sopra Capri. Capri non ha bisogno di presentazioni, è un'isola famosissima, nota sia come una bellissima isola mondana, meta di vacanze e soggiorni da sogno, ricca di luoghi bellissimi immersa in una natura fantastica, in un mare stupendo e inimitabile. Capri è oggi una delle mete preferite per le sue bellezze naturali e per l'accoglienza dei borghi. Ma lo è sempre stato, anche in antichità è sempre stata una meta tanto amata. Tra l'altro il nome è antichissimo, i greci la chiamavano Caprie, probabilmente il nome fa riferimento alla presenza delle capre, che sono state essenziali per la sopravvivenza sull'isola, fino probabilmente anche a tempi molto, molto recenti. Ma la storia di Capri è molto antica. In pochi minuti, con questo volo di oggi, vedremo alcune delle meraviglie dell'isola. Abitata fin dal Paleolitico, nel Neolitico, grazie alla sua posizione strategica nel Golfo di Napoli, si trova al centro di una fitta rete di scambi e comunicazioni marittime. Sicuramente rimase sotto l'influenza della colonia di Cuma, fondata nell'VIII secolo a.C., e poi di Neapolis, colonia greca di V secolo a.C. Ma è con gli imperatori romani che Capri cambia radicalmente il proprio aspetto. Augusto ne rimase innamorato, tanto da farla sua proprietà privata. Il successore di Augusto, Tiberio, rese l'isola di Capri la sua sede stabile per circa 10 anni, fino alla sua morte nel 37 d.C. Tiberio creò una vera e propria reggia sull'isola, quasi una nuova capitale, proseguendo il programma di grandiose costruzioni. Sembra che l'imperatore costruì ben 12 ville a Capri. All'estremità ovest dell'isola, su uno sperone, si sviluppava la villa di Damecuta, in posizione panoramica sul Golfo di Napoli, realizzata sfruttando gli elementi del paesaggio come strutture sceniche. Lungo la scogliera settentrionale dell'isola si trova l'ingresso della famosa Grotta Azzurra. Questa meravigliosa attrazione naturale era parte di un'altra villa imperiale, quella di Gradola, oggi appena leggibile nella vegetazione. In località Bagni di Tiberio doveva affacciarsi una villa marittima, molto estesa, in parte adesso sommersa. Strutture murarie, gradini e ninfei si possono individuare in tutta la zona, anche lungo la costa. La residenza dell'imperatore doveva essere all'estremità est dell'isola, dove è la villa Iovis. In posizione dominante sull'isola e sul Golfo di Napoli, la villa si sviluppa su una superficie di circa 7.000 metri quadrati, su terrazze ricavate nella roccia. Una serie di enormi cisterne erano il centro della struttura. Intorno si aprivano i vari ambienti, tra cui un raffinato impianto termale. Probabilmente la villa si sviluppava in altezza almeno per un altro piano. Il quartiere imperiale si trovava nel fianco nord e vi si arrivava da un corridoio curvo che doveva offrire una vista strepitosa sul Golfo, su Napoli e sul Vesuvio.